Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Iniziamo subito dall'inaugurazione di un convegno atteso, molto importante, dedicato all'editto di Milano. Lo sapete, stiamo celebrando attraverso l'anno costantiniano i 1700 anni dell'editto. Apertura di questa assise internazionale affidata al Cardinale Scola. Un importante e articolato internazionale convegno di studi, modulato su oltre 30 interventi di studiosi ed esperti, 4 giorni di lavori, 3 anni di preparazioni, 3 sedi prestigiosissime, l'Università Cattolica dove l'Assise prende il via, la Statale e per gli approcci specialistici la Biblioteca Ambrosiana. E tutto per raccontare l'editto di Milano, nell'anno costantiniano, a 1700 anni appunto dal riscritto di Costantino. Da qui l'analisi del rapporto tra libertà religiosa e laicità dello Stato, due aspetti decisivi per la buona organizzazione della società politica, ma anche tra libertà di credi professati a livello personale ed espressione comunitaria, con l'acuto problema della libertà di conversione, la questione delle sette e poi soprattutto l'approfondimento della dimensione storico-culturale dell'editto. Un inizio mancato per la libertà di fede, come già lo definì nel discorso alla città il cardinale Scola, che apre il convegno dopo il saluto del rettore della Cattolica, Anelli, e quella dell'arcivescovo e allora una disamina puntuale anche sull'oggi e sulle sfide che si aprono a livello mondiale. Libertà religiosa lungi dall'essere ovunque rispettata, anche in Occidente. Parlare oggi di libertà religiosa significa infatti affrontare un'emergenza sempre più globale. Se guardiamo all'Oriente, il problema si pone non di rado in termini di vera e propria persecuzione violenta su base religiosa di tutti coloro che professano una fede diversa in qualche modo da quella fra virgolette ufficiale. In Occidente invece è urgente superare la latente diffidenza verso il fenomeno religioso nella sua espressione pubblica, insita nell'ambiguità di alcune concezioni della laicità che finiscono per generare un clima non certo favorevole, per dire un eufemismo, ad una autentica libertà religiosa. Libertà religiosa che è cartina di tornasole della civiltà, di una società. Questo lo è anche per la nostra Milano, è una Milano che sta lentamente nel crogiolo dei gruppi e delle realtà plurali che la abitano, trovando una sua fisionomia metropolitana. E nel corso del suo intervento al convegno che abbiamo visto, il Cardinale ha sottolineato l'importanza della visita a Milano di Sua Santità, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, che è ormai alle porte la settimana prossima. Sarà il culmine proprio delle celebrazioni dell'anno costantiniano. Tutto ciò che accadrà e il significato di questa visita storica nelle parole di Monsignor Luca Bressan. La visita si svolgerà il prossimo 15 e 16 maggio. Mercoledì al mattino innanzitutto Bartolomeo incontrerà la sua comunità, quella a cui abbiamo destinato la chiesa di Santa Maria Podone. Sarà un momento bello di ringraziamento da parte della diocesi per la presenza di questa chiesa che ci arricchisce e anche da parte della chiesa greco-ortodossa perché si sente accolta dalla diocesi di Milano. Nel pomeriggio poi ci sarà il momento più importante, questa lezione a due voci tra il nostro arcivescovo, il cardinale, e il patriarca Bartolomeo sul tema della libertà religiosa a partire dall'editto di Costantino. Terremo questa lezione non a caso a Palazzo Reale per dire che proprio nel contesto della piazza pubblica che occorre discutere questi temi perché ne va del futuro non solo della cristianità ma della stessa società. E poi la visita si conclude il mattino dopo con questa preghiera ecumenica in Sant'Ambrogio, in cui noi come dono faremo al patriarca il dono di alcune reliquie lì presenti nella basilica a cui loro sono molto legati proprio perché riconoscono in Ambrogio uno dei padri che ha costruito la chiesa quando era una prima delle divisioni. Il cardinale annunciando questa visita ha sottolineato l'importanza anche di un dialogo in una città multiculturale, multireligiosa come quella nella quale viviamo, quindi diciamo non solo una visita ovviamente che ci onora, ma anche proprio una possibilità di venirsi incontro come diversi popoli su questa nostra terra ambrosiana. La visita vuole essere in effetti una specie di esercizio, potremmo dire di grammatica, a partire da questo dialogo ecumenico far vedere come
la stessa fede in Gesù ci unisce e ci permette di costruire un'umanità che è una, in un contesto come Milano, che invece da un contesto unitario e anche abbastanza uniforme sta conoscendo una pluralità che corre il rischio di diventare frammentazione. Noi come cristiani siamo qui per dire no, anche se diversi si può lavorare per, insieme per l'unità, a partire da questo Dio che ci guida e che ci dà anche tutte le energie per accogliere tutti coloro che sono diversi da noi. E allora noi vogliamo ricordarvi questi appuntamenti della visita di Bartolomeo I. Mercoledì 15 maggio alle ore 11 presso la Rettoria Santa Maria Podone, che si trova in pieno centro in piazza Borromeo 6 a Milano, la preghiera ortodossa. Mentre sempre mercoledì 15 maggio, però nel pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, la lezio che vedrà uniti il Patriarca e il Cardinale Scola. Lectio Magistralis, dal titolo Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E ancora giovedì 16 maggio alle ore 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio la preghiera ecumenica. Per entrambi gli eventi, quello di Palazzo Reale e quello della Basilica di Sant'Ambrogio, è necessario iscriversi. Tutte le informazioni le trovate su www.chiesadimilano.it. Specificatamente per Palazzo Reale vi consigliamo di collegarvi lunedì 13 per verificare se vi saranno ancora posti disponibili. Adesso ancora con l'Arcivescovo per un momento che da decenni è al cuore e nel cuore della nostra Chiesa Ambrosiana, la festa dei fiori che si tiene ogni anno in seminario a Venegono. Noi c'eravamo. Non anteponete mai la vostra quiete alle necessità della Chiesa. Lo scriveva 1600 anni fa ai suoi il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, e lo ripete, rivolto a centinaia di sacerdoti presenti nella Basilica del Seminario di Venegono, il cardinale, che arriva per la tradizionale, sempre molto attesa, festa dei fiori, nella quale si ricorda il cardinale Colombo attraverso i suoi interventi al Concilio, e si festeggiano coloro che sono preti da 70, 65, 60, 50, 25 anni. Siate lieti, riconoscete Cristo vivo e presente, dice subito l'arcivescovo. La nostra vita di sacerdoti è questo essere presi a servizio della maternità della Chiesa. Una Chiesa che occorre servire con sollecitudine e amore. In gioco c'è infatti un compito mai come oggi urgente. Essere credenti autentici e propositivi, testimoni convincenti e, con le debite distinzioni, cittadini costruttivi. Aiutiamo la Chiesa a far nascere i cristiani, gli uomini nuovi che offrono la loro vita per il bene dei fratelli. Riflessioni sulle quali il cardinale torna anche al termine della celebrazione. Conferma l'arcivescovo che Venegono sarà l'unica sede di seminario dall'inizio del nuovo anno pastorale nel settembre prossimo. Il trasloco dal seminario di Seveso inizierà già a luglio. E in quel richiamo, carissimo per lui, riguardante l'avvio della comunità seminaristica liceale. Che non significa un ritorno alle forme del seminario minore come lo abbiamo conosciuto, ma è piuttosto una scelta innovativa nel metodo e nelle forme, e pur tuttavia, secondo me, rispondente al desiderio di molti giovani, soprattutto delle superiori, che hanno nel cuore e maturano una convinzione che il presbiterato può essere la loro strada. Venire incontro a questo desiderio è un dovere. Infine la festa, con i 20 candidati al sacerdozio 2013 che si presentano al cardinale con un po' di emozione e tanta gioia. E questi 20 giovani diventeranno nuovi sacerdoti della nostra Chiesa l'8 giugno in Duomo a Milano. Adesso per noi una breve pausa, torneremo insieme però con molti servizi e quindi a tra pochissimo. Ben
ritrovati con la Chiesa nella città. Ci siamo lasciati nella prima parte della puntata con la celebrazione della festa della Madonna dei Fiori a Venegono e lì vogliamo tornare perché ci è sembrato bello e anche giusto approfondire, seppur brevemente, con Monsignor Inosbiffi che ha tenuto la lezione iniziale della mattinata, proprio sulla figura di Giovanni Colombo, del Cardinale Colombo, come padre conciliare. Ascoltiamo Monsignor Biffi. Le lettere dal Concilio del Cardinale Colombo, uno strumento privilegiato per capire la profondità del pensiero, la perspicuità, la chiarezza, ma anche il rilievo di pastore di anime, con cui il Cardinale Colombo visse anche il suo alto ministero di padre conciliare. Infatti queste lettere nascono dalla sua volontà di rendere gli ambrosiani, i suoi fedeli, partecipi dell'evento conciliare, per cui settimana per settimana espone a loro i dibattiti, i risultati, le difficoltà, i traguardi che via via il concilio raggiungeva. In questo modo, sia pur da lontano, gli ambrosiani potevano dirsi con lui, col loro vescovo, presenti al concilio stesso. Lo stile è quello della chiarezza, ma anche della libertà dell'espressione, della chiarezza contro tutti gli obnubilamenti che potevano sorgere, di fatto sorgevano. In questo modo il concilio veniva via via posto nella condizione di essere assimilato, di essere vissuto, quasi convissuto insieme con lui al concilio. Capiremo la figura del Cardinale Colombo magari fra qualche anno, emergerà la sua grandezza. Credo che mano a mano si studieranno i documenti di Colombo e le sue vicissitudini, si comprenderà che è stato uno dei più grandi arcivescovi di Milano. Lui non mirava all'applauso, non mirava a fare il profeta, mirava soprattutto a esporre i contenuti, diciamo così, perenni del mistero cristiano e in particolare quali furono riproposti, rifiniti, ritradotti e consegnati alla Chiesa nell'evento del Concilio stesso. Monsignor Biffi, che ringraziamo, oltre che essere un teologo molto noto, è anche dottore honoris causa della Biblioteca Ambrosiana. E noi adesso andiamo proprio in Biblioteca Ambrosiana per una mostra esplosiva. Esplosioni, progetti di cannoni, forni, distillatori, arti chimiche e ancora il monumento a Francesco Sforza. È Leonardo, naturalmente, nel Codice Atlantico, che in mostra l'Ambrosiana nella quindicesima delle rassegne dedicate all'intero corpus dei 1119 fogli di questo celebre codice, racconta appunto tutto questo fino al 9 giugno. Una ricchezza di disegno che qualifica però in modo specifico questa mostra. Questa volta abbiamo anche molti disegni propriamente artistici. Uno bellissimo, quello che è in copertina nel catalogo, relativo alla forma del cavallo del monumento Sforza, disegnato a matita rossa, pronto per essere mandato alla fossa di fusione, e molti disegni di cannoni, bombarde, fusti di cannoni, perché il tema si intreccia molto bene fra fusione di un monumento e fusione anche di armi da fuoco. E così si scopre il genio leonardesco, che si cimenta con le tecniche di fusione, le artiglierie, in un momento storico a cavallo fra 4 e 500, in cui la sperimentazione sulle arti chimico-metallurgiche, con la lavorazione dei manufatti, conosce diffusione e novità crescenti. Insomma, fra passato, presente e forse futuribile, una mostra tutta da vedere. Ci sono tantissimi bei disegni che daranno un'idea anche della tecnologia e dell'evoluzione della tecnica in Leonardo, dove si vedono appunto i primi fusti di cannoni previsti essere fusi secondo le vecchie tecniche a parti in uso in Italia alla fine del 400, e altri disegni invece di cannoni dove Leonardo pensa di gettare il fusto di cannone in un sol pezzo. Quindi è anche una mostra interessante dal punto di vista della storia, della scienza, della tecnica.
Ora per noi una segnalazione. Mercoledì 15 maggio alle ore 18 presso la Fondazione Ambrosianeum, che si trova in via delle Ore al 3 a Milano, avrà luogo un appuntamento del corso con Don Matteo Crimella dal titolo I Salmi, Poesia e Preghiera. Il ciclo vedrà incontri ogni mercoledì sempre alle 18 fino al 5 giugno. Don Matteo Crimella è docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Più volte durante questa puntata abbiamo richiamato il nome e la figura del Cardinale Colombo. Ebbene, il suo paese natale, Caronno Pertusella, è stato il luogo proprio in questa settimana della visita pastorale del Cardinale Scola. La responsabilità della testimonianza che nasce dall'essere eredi di una grande storia di fede radicata nella nostra terra ambrosiana e resa viva dalla presenza di esempi come il cardinale Giovanni Colombo. Il cardinale Scola arriva a Caronno Pertusella nella parrocchia di Sant'Alessandro prima e poi per la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Margherita, divenuta comunità pastorale nel 2006. Arriva per l'anno colombiano, celebrato nei 110 anni della nascita del cardinal Colombo, nativo appunto di Caronno, a mezzo secolo dalla sua nomina ad arcivescovo di Milano e a 20 anni dalla morte. E così anche la benedizione delle nuove vetrate dedicate ai sacramenti e alle opere di misericordia in Sant'Alessandro diviene per l'arcivescovo un momento di riflessione. La crisi del mondo del lavoro sta segnando molto marcatamente anche queste vostre terre. La novità, il rinnovamento, il futuro carico di speranza dipende da tutti noi. Poi l'Eucaristia, affollata, in un luogo simbolo, come nota subito il cardinale. Facciamo infatti una memoria del tutto speciale di quello che è il più illustre concittadino vostro, l'amatissimo cardinale Giovanni Colombo. Esemplare la figura del cardinal Colombo, che richiama una precisa responsabilità, sottolinea Scola, specie in un mondo come quello attuale, che dimentica nel relativismo la verità che è la persona stessa di Cristo. Gli uomini e le donne che nel loro quotidiano vivono secondo verità, secondo bontà e secondo giustizia. Se mancano questi soggetti non c'è chiesa e non c'è società civile. Non si può solo scaricare la colpa su quelli che sbagliano in modo vistoso. Per poterlo fare con verità dobbiamo guardare a noi stessi, dall'arcivescovo in giù, e domandarci se noi stiamo vivendo con consapevolezza il dono della fede che ci consente anche di essere a pari titolo e nel rispetto di tutti dei buoni cittadini. E tutto nella consapevolezza di una vita autenticamente cristiana. Secondo l'invito del Cardinal Colombo, che nessun bisogno della Chiesa è più importante ed urgente di questo. E a proposito di società civile e di credenti autentici, di una comunità civile che sia capace anche di amicizia civica, un concetto molto caro all'arcivescovo, una segnalazione che ci è particolarmente cara, perché giovedì 16 maggio alle ore 21 presso il centro Pime di Milano in via Mose Bianchi 94 si svolgerà il convegno di apertura di Tutta un'altra festa Family 2013. La kermesse avrà luogo Tutta un'altra festa il 17, il 18 e 19 maggio sempre al Pime, mentre il convegno di apertura vedrà la presenza di Luigi Nobruni, che è un economista molto noto, di Mariella Enoch e di padre Renato Chizzito Sesana, che è missionario comboniano. Il titolo direi è tutto un programma: finanza, giustizia, solidarietà. Siamo ora giunti al momento della parola di Dio in questa domenica dopo l'ascensione del Signore. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa,
come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro. La domenica dopo l'ascensione di Gesù al cielo si colloca all'interno della novena della Pentecoste, per cui noi idealmente siamo nel cenacolo con Maria, assidui e concordi nella preghiera. Il brano del Vangelo di questa domenica ci presenta la preghiera di Gesù, tratta dal capitolo 17 di Giovanni, in cui Gesù domanda al Padre per ben tre volte in queste righe che noi diventiamo una cosa sola. Come sono una cosa sola il Padre e il Figlio nell'amore dello Spirito Santo? La Chiesa è chiamata ad essere una comunione d'amore, così come comunione d'amore la Santissima Trinità. E questo perché il mondo creda, il mondo conosca che il Padre ha mandato Gesù per la nostra salvezza. E poi in questo brano è anche contenuta un riferimento all'ascensione di Gesù al cielo, potremmo dire, perché Gesù prega il Padre e vuole che tutti coloro che il Padre ha dato, gli ha dato, siano anch'essi dove è Lui, in paradiso. E dunque Gesù che prepara un posto per ciascuno di noi è il richiamo alla meta della nostra vita. Ed è bello che Gesù preghi per noi, per tutta la Chiesa. L'inizio del Vangelo dice appunto che Gesù prega non solo per i discepoli che lui ha incontrato lungo il viaggio terreno, Gesù prega anche per noi che veniamo dopo di loro, per noi che abbiamo accolto la parola di Dio e quindi la viviamo. Che lo Spirito Santo ci aiuti a fare nostra la preghiera di Gesù e a vivere nella comunione per la missione. Nel commento al Vangelo stiamo avanzando, diciamo così, con i commentatori attraverso i vicari di zona. Siamo arrivati, lo avete visto, alla zona pastorale Quinta con Monsignor Garascia e eravamo infatti nello splendido parco del seminario di Seveso. Per chi ci ascolta di giovedì, oggi è l'Ascensione e naturalmente il mese mariano. E quindi mi permetto di segnalarvi domani alle ore 20:45 la diretta dal Duomo di Milano del Rosario Meditato con il Cardinale Angelo Scola, ovviamente. Ora per noi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito. Torneremo insieme la settimana prossima con la visita di Bartolomeo, giovedì 18:30. Grazie.